rassegna, giunta alla sua terza edizione, nasce nell'aprile 2009 con l'intento di divulgare opere di autrici, scrittrici, storiche, politiche e drammaturghe, che oggi come in passato hanno dato impulso e valore alla letteratura. Il dramma Guglielmo Loffreda si ispira liberamente e in forma divulgativa al libro di Luisa Mugaro, intitolato Guglielmo Loffreda, storia di un'eresia femminista, e intende rievocare l'audace pensiero di Guglielma, detta la Boema, forse figlia del re di Boemia, e la drammatica vicenda della sua principale discepola, Maifreda da Pirovano, discendente degli Sconti. Tutto accade nella Milano medievale dal 1260 al 1300. Guglielma vi arrivò già anziana e con un figlio. Subito accolta e ammirata dai monaci dell'abbazia di Chiaravalle, andò a vivere in una loro modesta casa in San Pietro all'Orto. Guglielma non fu una predicatrice, ma piuttosto una pacifica pensatrice di Dio, che non temeva di esprimere il suo pensiero a chiunque volesse ascoltarla. La sua nuova dottrina si basava essenzialmente su tre tesi: l'unione del suo corpo di donna nello Spirito Santo, la necessità del sesso femminile per la salvezza dell'umanità e infine la salvezza destinata a tutti e non solo ai cristiani. Succede.
famiglia della signoria. E pare persino che quelli dei Torriani e dei Visconti, quando sono nella sua casa, si parlino fra di loro. Ma non è possibile! Eppure ciò che accade. Oh, ma è incredibile! Ma sei davvero sicuro? Come del fatto che sono davanti a te, fratello. E perché tutta questa gente andrebbe a trovare questa Guglielma? Perché pare che dia conforto, consigli, guarisca dalle malattie. Alcune almeno. Certo, dalla mia no, di certo. Oggi le mie vecchie povere ossa non vogliono sapermi di lasciarmi un po' di respiro, ma torniamo a questa Guglielma. Hai ascoltato ciò che dice? No, ho preferito non destare sospetti facendomi vedere troppo dalle sue parti, però se tu me lo comandi... No, è meglio non destare i sospetti. Lasciamo stare. La signoria ci è ostile e quindi... Ma che altro sai di questa donna? Niente di particolare. Beh, un'altra stranezza ci sarebbe. A casa sua, nobili e plebei siedono tutti insieme alla stessa tavola. Ma come può accadere un fatto del genere? Io non lo so. Però è ciò che accade, è stato visto. Ah, non hai altro da dirmi? No, per il momento. Bene, fra Tommaso, se non c'è altro, vai pure e lasciami in pace i miei dolori. Ah. Intanto, in una piccola casa in San Pietro all'Orto, Guglielmo e i suoi amici sono riuniti intorno ad una tavola, imbandita con pane e vino. Guglielma, qui con te alla tormenta, siamo sereni. Ma il nostro popolo è preoccupato. Da quando il Papa di Roma ha scomunicato la città, nemmeno più l'estrema unzione possiamo ricevere. E questo solo perché abbiamo rifiutato il suo vescovo. Beh, è un'ingiustizia. Non è mica scritto nel Vangelo che si commette peccato se si rimanda un vescovo a casa sua. Già, proprio capisco, ma vi invito a stare sereni. Dio non si conquista con i religiosi, o almeno non solo con quelli. Io ho sempre fatto le penitenze, i digiuni, i tridui, l'ho mandata anche le sante messe, ma adesso sono diventata una scomunicata, una peccatrice. Come si può sopportare tutto ciò? Adelina dice bene. La nostra santa madre chiesa dice che commette peccati gravi, quindi pratica i riti. I riti sono la porta per la salvezza. Ma i frate cara, certo è bene praticarli, ma ciò non significa che basti per salvarci l'anima. Dio ci chiede ben altro. Ma com'è possibile sentirsi in pace con Dio senza poter ricevere la comunione, assistere alla Santa Messa? Ascoltate, amici miei, a me non serve partecipare alla Messa per ricordare il sacrificio di Cristo. A me basta guardare me stessa e il mio corpo di donna. Ma che intendi? Intendo semplicemente dire che le sofferenze di Cristo in croce sono impresse nella mia carne. Dunque, come potrei dimenticarlo? Guglielma, a chi ti rivolgi per trovare sostegno e conforto? Allo Spirito Santo, Andrea, e nella sua divina potenza che io trovo refrigerio e calo dalle sofferenze. Lo Spirito Santo non mi giudica, rinforza il nostro debole corpo e scalda il nostro cuore quando si raffredda. Insegnaci la vera fede, Guglielma. Tu sei un santo, ma noi siamo dei peccatori. Chi dunque ci assolverà dei peccati? Saremo tutti condannati di fiamme eterne. E così voi credete che basti la soluzione del prete per essere perdonati? No, occorre che il nostro pentimento sia sincero. Appunto, Manfreda cara, altrimenti non esiste prete che possa assolverci. Solo Dio che amore infinito può perdonarci. Pensiamo dunque innanzitutto a pentirci sinceramente e saremo santi, siate certi. Siamo pur sempre dei cristiani. No, io intendo dire che la salvezza è di tutti, uomini e donne, saraceni ed ebrei, e persino di chi non ha mai sentito nominare Cristo. Ma Guglielma, ma come può essere? I saraceni sono gli infedeli, contro quelli i nostri barbosi crociati hanno combattuto in terra santa, e poi ci sono gli ebrei che hanno crocifisso Gesù. Ma i frate e voi tutti, sulla terra siamo stati creati tutti dallo stesso Dio. E dunque come si può pensare che voglia salvare alcuni
passano e Guglielma diventa sempre più un punto di riferimento spirituale, morale, per i milanesi di ogni ceto sociale. Fra i milanesi c'è chi la considera una santa, come i monaci dell'abbazia di Caravaggio, chi spirito santo incarnato, come il santo Andrea Saraluta, chi le vede e stima, chi le attribuisce guarigioni miracolose, e lei lascia dire, anche se a volte si irrita. Guglielma, la conosce la profezia? Il santo monaco Gioacchino disse che lo Spirito Santo tornerà presto sulla terra nel corpo di una donna per salvare il mondo dalla perdizione. Una donna? Come Gesù Cristo? Pare sì, certo, Andrea. Amici, ho sentito parlare di questa antica profezia. Sta dicendo sciocchezze, per la sua vita. Non è vero, tu non conosci la profezia. La verità è che nemmeno tu la conosci. La conosco benissimo, invece. Il santo monaco Gioacchino disse: lo Spirito Santo risorgerà nel corpo di una donna il giorno della Pentecoste dell'anno... No, fai confusione, Andrea. Questa antica profezia dice che lo Spirito Santo si incarnerà. Non dice che lo farà nel corpo di donna. Nemmeno quello di un uomo, però. Ma è ovvio, è sottinteso. Ma questo lo dici perché sei un uomo. Voi uomini volete sempre prendere tutto. Ma, cari amiche, non è questo il punto. Lo sappiamo tutti che il corpo della donna è impuro. I nostri preti ce lo ripetono da sempre. Ecco cosa scrive il sommo padre Tommaso d'Aquino. Lo stato femminile non ha in sé potere di trasmutazione in essenza divina e nemmeno di significanza. Fra le donne, la Beata Vergine Maria, come madre di Cristo, rappresenta l'unico esempio voluto da Dio di unione, sebbene temporanea, della natura femminile con il sacro. Mi pare chiaro? Amici, io vi ripeto che Dio è amore e sappiamo bene che nella donna la capacità d'amore è più grande e perfetta che nell'uomo e di conseguenza la donna può accostarsi a lui con più facilità. Ma dunque, tu credi davvero possibile che lo Spirito Santo, quando ritornerà sulla terra, questa volta si incarnerà nella donna? Come potrei saperlo, cara Manfreda? Io posso dirvi che nella Bibbia è scritto che Dio creò la creatura umana, la creò maschio e femmina, e quindi perché mai non dovrebbe servirsi del corpo della donna quando vorrà tornare sulla terra? Guglielma, ma per quale motivo lo Spirito Santo dovrebbe servirsi del corpo della donna al posto di quello dell'uomo? Perché, caro Giacomo, nel corpo dell'uomo è già venuto e purtroppo sappiamo bene come è andata a finire. E dunque, noi contiamo. Queste parole mi danno una grande gioia. Ora so che toccherà a noi donne salvare il mondo. Io credo che lo Spirito Santo tornerà presto sulla terra nel corpo femminile, o forse è già tra noi. Anch'io lo credo. Andrea, a volte mi fai arrabbiare quando non voglio intendere il verso giusto le mie parole. Vive sulla terra, è tornato a salvare ancora il mondo
per mano della donna che sa tutte le speranze, le pene e i conforti. È tornato a parlare al secolo triste per la mia bocca. Io sono Guglielmina, di Boemia regina e regina del cielo, poiché il padre volle che per la donna il mondo fosse salvo e mi mandò per prolungare il verbo e fondare il suo regno, il terzo regno. Le vostre parole sono come luce di stella dolce e lontana, è il suo raggio che non si è mai potuto discernere e sembra che ricordi il mio pensiero, ma io non sono forse degna. Alzati e guarda la luna risplendere sopra il tuo uomo. In una sera magnifica io sarò ritta fra i ceri, incoronata, in fondo fra le navate trionfali, sul popolo enorme prostrato, davanti la grande scalea svanente fra le brume lunari, davanti l'infinito della forza e del sogno. Con a capo una donna di
e che agirebbe dalle nostre parti? Beh, io posso solo pensare che forse c'entra con i seguaci che si fanno chiamare Guglielmiti. Quelli si incontrano a casa dell'uno o dell'altro e organizzano processioni a Chiaravalle, alla sua tomba, e vi partecipano moltissimi milanesi. E da qualche tempo circola persino la voce che questa loro Guglielma faccia i miracoli. Si parla di apparizioni, di guarigioni miracolose, ma per il resto proprio non c'è altro, sono le solite fantasie popolari. Ah, le solite fantasie, Tommaso? Mi parli addirittura di processioni a Chiaravalle. Lo vedi che non sei preciso quando mi riferisci ciò che accade? Comunque, ci si accesi o non ci si accesi, questa storia delle processioni deve finire. Adesso però occupiamoci della setta, con a capo una donna viva che celebra le veste blasfeme. Appunto, fratello, ho pensato ai Guglielmiti proprio perché a capo loro c'è una donna che si chiama Maifreda. Ma il problema è un altro. Che è il problema? È una parente dei Visconti. Oh, ma ne sei certo? Certissimo. Oh, ma su questa setta che altro c'è? Beh, se ci penso, giorni fa mi trovavo vicino a Chiaravalle quando un tale Fra Girardo, sai, uno di questa setta, mi prende in disparte e mi dice che ha notizie molto riservate da riferirci. Ma questo Fra Girardo è attendibile? Beh, non saprei, però l'abbiamo già interrogato una volta per un'altra faccenda. Vediamo. Lui dice che nel suo gruppo c'è un sarto che si chiama Andrea Saramita. Costui va raccontando che la defunta Guglielma era vero spirito santo incarnato, che risorgerà in quest'anno alle Pentecoste e che Maifreda da Pirovano sarebbe come l'apostolo Pietro perché è stata la prima discepola di Guglielma e... Oh, questa poi, questa poi! E dunque sarebbe lei il Papa, mentre il Papa di Roma sarebbe un usurpatore? Oh, ma insomma, ora salta fuori pure una donna che crede di essere Papa. Ma non c'è limite alla fantasia umana. E pare persino che questa Maifreda abbia nominato una santa cardinale e che celebri la messa e somministri i sacramenti. Va bene, ho capito. Convocheremo questi Guglielmi. Ma il vero problema è il culto di quella Guglielma, con le processioni all'abbazia di Chiaravallo, le apparizioni e quant'altro. Conviene sradicare questo culto, molto pericoloso, dal cuore, dalle menti del popolo milanese. Intanto fra i Guglielminti serpeggia la paura, soprattutto fra gli uomini. Meno che fra voi uomini ci sono dei traditori. Ma perché dici questo? Di che ci accusi? Buggiamo, noi prendiamo insieme, mangiamo lo stesso pane e beviamo lo stesso vino, ma c'è qualcuno che non ha la stessa fede, che non crede. Io non avrei voluto nemmeno dirlo, ma è lei che lo ha comandato. Lei mi è apparsa una bianca colomba e mi ha ordinato di difendere. Quei Tommasi che fra voi dubitano, poi non avranno alcuna scusa quando compariranno dinanzi a lei. Ma Freda, noi abbiamo fede in te, ma è vero che alcuni di noi hanno paura. Non noi donne però. Adelina, tu parli per te la bocca, non ti rendi conto del pericolo che corriamo. Lo so benissimo Giacomo, ma non per questo io e le altre dobbiamo nasconderci sottoterra come dei conigli. Basta, non ne parliamo più. Giacomo, avverti. Domenica sarà il giorno di Pasqua e io celebrerò la messa solenne. Chi ti vuoi temere per la sua vita, se ne stia a parte. Ma non doveva essere un segreto, se qualcuno ti ha sentito ora. Non vedi che siamo soli, smettila di tremare dalla paura. Giacomo, riferisci agli altri e io farò esattamente ciò che ho detto e che non temo nulla. In me sia pure ciò che vorrai. Thank you.
liberatevi tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi e per tutti in remissione dei peccati. Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Ogni qualvolta farete questo, lo farete in memoria di me. All'anima del mondo insaziabile.